chiocciola si sta avvicinando, la torre si è inserita, mossa valida, molto forte esce la lupa l'aquila, la selva l'onda, per cui lupa, aquila, selva, onda e gli altri che stanno seguendo, ci sono poi qualche ritardatario e andiamo verso il San Martino con la... il buco che si è alzato, ecco, intanto rivediamo le immagini, ecco, la torre riesce a inserirsi, e uscita fortissimo della lupa, come abbiamo visto il cavallo della lupa pronti via, è veramente veloce a mettersi sulle gambe, il bruco che cerca di prendere la posizione di testa. E andiamo al primo San Martino con Bruco e le altre contrade a seguire, la torre che ora si è fatta spazio ed è in seconda posizione. E andiamo verso il partenza fulminante, veramente cavallo di istintività notevole, e questo chiaramente per chi lo monta la contrada è un dato positivo. Qui vediamo ora cassato nel bruno della seconda posizione, uscita dal cassato, una torre che all'esterno guadagna la prima posizione e la selva che si mette in seconda ruota, mentre abbiamo l'aquila e l'oca all'esterno che cerca di andare nelle posizioni di testa e poi ci arriverà. Ha vinto la l'oca la seconda prova, ancora le immagini della prova, vediamo l'ingresso del cassato con la torre, seconda posizione l'oca, è un palio che cominciamo a avere delle letture, alcune diciamo situazioni sono positive, alcune situazioni penalizzano qualche contrada con cavalli un pochino più riottosi a essere gestiti, però ci sono ancora quattro prove da fare e queste sono saranno molto utili, per cui sarà un lavoro interessante da parte delle stalle, dei fantini e di tutto l'entourage di ogni contrada per garantirsi il senso pomeriggio.